Rieccoci, seconda parte di Ci Siamo. Riccardo Guffanti voleva rivolgere una domanda al presidente Macalli. Sì, no, io sono pienamente d'accordo per quanto ha detto, insomma, sui giovani. Solo un'eccezione, solo una cosa, sì, che non bisogna mai andare, secondo me, poi agli estremi. Cioè, nel senso che fondamentalmente il giovane in queste categorie ci passa anche per un percorso, quindi per una maturazione. Non c'è maturazione senza avere la possibilità di avere a fianco delle persone che hanno delle esperienze. Chi ha delle esperienze sono i giocatori, ovviamente, che hanno già fatto questi campionati, hanno fatto altri campionati, quindi hanno maturato queste esperienze. Lo ricordo perché poi il rovescio della medaglia al Taranto è la Pro Vercelli, cioè quindi la Pro Vercelli rispetto al Taranto possiamo parlare di due budget senza fare numeri, perché non li conosco, però molto probabilmente sono due budget diversi, due scelte diverse anche sotto l'aspetto, voglio dire, della scelta del formare la squadra. La Pro Vercelli, dove ha scelto un rapporto di collaborazione maggiore con le società professioniste di Serie A, sì, e Serie B, e ha investito su alcuni suoi giovani. Il Taranto un po' meno, gli obiettivi erano gli stessi, che erano quelli di fare un campionato importante. Tutti e due ci sono arrivati. Tu hai nominato il capocannoniere di un girone di una squadra che non è arrivata all'obiettivo. Poi contano gli obiettivi, raggiungere gli obiettivi stando dentro nei numeri, che sono pienamente d'accordo col presidente. Allora, dicevamo prima della pubblicità, presidente Macalli, che ieri nel post Monza Viareggio, se la regia è pronta andiamo a vedere anche le immagini, Viareggio che ha vinto 1-0 nel post partita, anzi all'83esimo gol di Donofrio, vittoria anche abbastanza fortunosa del Viareggio, che ha avuto in pratica una sola occasione da rete, meglio il Monza sicuramente nella ripresa. Ecco, nel post partita il tecnico Stefano Cuoghi ha parlato di campionato falsato, perché, dice Cuoghi, tante squadre non sono state in grado di pagare i propri giocatori durante l'anno, si sono presi soltanto una penalità, una società virtuosa come la nostra ha sempre pagato e ha dovuto fare questi play-out. Vorrei chiederle una risposta, sicuramente mi smentirà il fatto che sia stato un campionato falsato. No, io falsato è un termine che rifiuto, mentre invece non rifiuto l'analisi che fa l'allenatore del Viareggio, perché io stesso l'ho fatta più volte. Concordiamo in certe situazioni, cioè noi abbiamo visto che le penalità che vengono inflitte a società che non ottemperano ai propri doveri, cioè pagamento stipendi, contribuzione, imposte, non sempre queste penalità sono afflittive. Lo dice un presidente di Lega che ha portato questo problema in Consiglio federale, perché noi abbiamo chiesto per l'anno prossimo che ci sia più afflizione, non so se il termine è esatto, sì, italiano, per parlare italiano corretto, ma voglio dire, noi sotto questo aspetto io posso anche dar ragione all'allenatore del Viareggio. Parlare di falsare un campionato mi sembra un po' troppo, anche perché se andiamo a vedere in quel campionato che cosa è successo, chi sono le squadre poi che hanno vinto il campionato, non credo che si possa dire tante cose, no? Perché insomma non credo che si possa andare a imputare qualcosa a una società come la Ternana che ha vinto un campionato o lo Spezia stesso nell'altro girone. Quindi le due che hanno vinto, le due che hanno vinto sono a posto, quindi già però quello è già un fatto. Poi andiamo a vedere per esempio adesso quello che sta giocando nei play. Lui gioca i play out. Sì. E se si riferisce ai play-out mi dica con quali squadre ce l'ha, cioè voglio dire, ma se si riferisce anche ai play-off, al di là del fatto che abbiamo una società che li gioca, che è il Taranto, no? Ma li gioca la Cremonese, li gioca la Pro Vercelli, li gioca il Sorrento, li gioca il Trapani, li gioca il Siracusa che ha avuto i primi tre punti eccetera, che ha avuto qualche difficoltà, però non credo che si possa parlare di un campionato falsato. Se andiamo indietro, vediamo che gioca un Monza, vediamo che gioca lo stesso Viareggio, vediamo dall'altra parte che gioca un Prato che è virtuosissimo, no? Ecco, l'unica cosa che non va, ma qui dovete fare un'analisi voi e siete bravi a farla, ci sono due squadre che stanno giocando giocano i play out, una è il Piacenza e una la Triestina. Sono due squadre fallite sotto una gestione fallimentare, però guarda caso sono due squadre che vengono dalla B. Vi fa pensare qualcosa? A me sì.
C'è da essere preoccupati anche per quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane in seguito ai differimenti del procuratore Palazzi. In questo senso già era intervenuto il direttore generale Ghirelli di Lega Pro, proprio qui in esclusiva a Ci Siamo, preoccupato per il fatto che magari qualche club di Serie B possa scendere in Lega Pro e trovare poi dei problemi economici, perché probabilmente, Presidente Macalli, in Lega Pro esistono delle regole più ferree rispetto in altre categorie? Guardi, no, magari no, non così ferree, scusa, voglio essere un po' provocatorio nei confronti del Presidente, perché colgo l'occasione che c'è, mi permette, Presidente, insomma, perché mi domando, non me ne vogliano gli amici di Trieste, che tipo di controlli possono, perché il Piacenza arrivava da una situazione di già dalla Serie B, concordo col Presidente, che viveva di già un momento di difficoltà partecipando al campionato di Serie B, e questo si è portato poi, si è trascinato nel campionato di Lega Pro. Però la Triestina forse era la società che quando si è partiti a inizio campionato, almeno per quello che leggevo sui giornali, stava vivendo una situazione abbastanza difficile, se non drammatica. Ma viene dalla allora mi domando, che tipo di controlli ci sono stati sulla Triestina? La risposta del Presidente Macalli, poi dobbiamo andare avanti. Allora, la Triestina è una società retrocessa dalla Serie B. La Triestina era già retrocessa l'anno precedente e ha avuto la fortuna di essere ripescata, perché ha fatto un concorso col Verona, ha avuto più punteggio del Verona e quindi è stata ripescata. Vedete, io ho delle idee che sono mie e me le tengo e le esprimo anche a livello istituzionale. Io non sono assolutamente, noi abbiamo cercato adesso di fare delle norme che non sono contro i club, ma sono a favore dei club virtuosi, e sono per eliminare dei personaggi che sono sempre quelli, perché vedete il giro. Se voi adesso vedete le squadre in difficoltà, quelli che si propongono sono sempre quelli, ed è gente che non ha un euro in tasca. Quindi noi questa gente la dobbiamo eliminare, è moneta cattiva, la dobbiamo togliere. Abbiamo chiesto di fare delle normative di un certo tipo, noi siamo stati bloccati proprio dalle categorie superiori, la Serie B non vuole saperne. Stanno accompagnando degli ammalati che possono ancora guarire, invece li accompagneranno tutti al cimitero. Fra un anno, due anni, questa è una categoria che se va avanti così non avrà seguito. Lo dice il Presidente di Lega e se ne assume la responsabilità. Perché da quando retrocedono, e basta andare a fare una verifica, se va avanti così. Penso noi le verifiche che facciamo sul passato, abbiamo avuto 4 retrocessioni, 3 non si sono iscritte in un anno. Quando arrivano da noi spariscono, ci sarà motivazione. Ma se abbattete però i numeri, scusi se la interrompo, se abbattete però i numeri possono anche cambiare a favore, perché ma bastava fare delle norme, che avete basta fare a basta. Dare dei contributi ma noi io non parlo a casa mia. A casa mia ci siamo dati delle regole per sopravvivere e per vivere domani, perché noi dobbiamo vivere, non sopravvivere. Sopravvivere è poco. E poi entreremo nel vivo di questa discussione proprio parlando di questa possibile riforma che potrebbe partire la prossima estate. Allora, per chiudere il discorso di Monza Viareggio, ieri c'è stata una protesta a Monza, Presidente Macalli, contro il cosiddetto governatore ombra del Monza, Clarence Seedorf, il giocatore del Milan che da 3 anni gestisce il Monza. La curva del Monza è rimasta vuota, contestazione contro Seedorf per questa gestione, a detta dei tifosi, fallimentare del club. Vorrei chiederle anche la sua opinione sul Monza, visto che prima mi pare di aver capito che la considerasse una gestione comunque sana da parte del club. No, io considero la dirigenza del Monza, almeno quella che conosco io, non conosco la proprietà, voglio dire, nel senso di aver avuto rapporti, ma le persone che gestiscono questo club io le considero delle persone molto valide, delle persone che hanno in animo di far bene. Tant'è vero che noi giocheremo le finali della Beretti lì nel Monzello, quindi non a caso abbiamo scelto qualche cosa e abbiamo scelto delle persone anche capaci. Il problema è uno solo, ma che non è solo il problema del Monzo. La tifoseria ha ragione, tra virgolette, nel senso che vorrebbe sempre vedere la propria squadra vincere. Però la tifoseria deve anche sapere che quando frequenti uno stadio come quello di Monza, già quello ti ha ucciso in partenza, perché andare a giocare in una cattedrale
dove quando c'hai 2000 persone non c'hai nessuno. Già quello ti porta, cioè è uno stadio da demolire, lo voleva fare un presidente come Benigni e voleva sistemare le cose per continuare col Monza, non gliel'hanno. Però mi permetto anche di interromperla un attimino, presidente. Credo che i tifosi ha vissuto per tanti anni. No, ma credo che i tifosi del Monza, poi ci sono molto legato perché sono cresciuto come dirigente a Monza, i tifosi del Monza, sì, proprio il loro problema era legato al fatto di non avere dall'altra parte una persona con cui contenti, perché fondamentalmente la cosiddetta dirigenza che lei conosce sembra che non sia la dirigenza che poi decide, quindi non avendo dall'altra parte... No, non decidono, perché la proprietà è un'altra, capito? Però bisogna trovarne... Però io quando ci si lamenta, giustamente, ci si può lamentare e tutti hanno ragione, però bisogna trovare anche qualcuno poi che è in grado magari di subentrare, di dirla prendo io questa società e la conduco io. E oggi credo sia molto difficile. Andiamo con le immagini a Pavia, abbiamo ancora un minuto alla chiusura di questo blocco. Riccardo Cuffanti, 0-0 tra Pavia e Spal. Spal sicuramente che in campionato ha fatto meglio sul campo del Pavia. Pavia che ha fatto una grande rincorsa, è riuscito a centrare i play-out. A questo punto i ferraresi sono i favoriti, insomma, per salvarsi in prima divisione. I ferraresi sono i favoriti per organico, no? Per organico che lo conosciamo, che è un organico importante. Favoriti perché hanno la classifica finale a loro favore. Certo. Però io anche qualche tempo fa ti ho detto il Pavia arriva nelle condizioni migliori, mentali e fisiche, perché la rincorsa che ha fatto il Pavia permetterà a questa squadra a trovare quell'entusiasmo e quelle motivazioni che hanno già trovato con questo allenatore, con Roselli, per poter superare anche questo ostacolo di classifica. E io credo che vedremo una bellissima partita nella gara di ritorno a Ferrara. Non sarà così semplice e facile per la squadra. Staremo a vedere. Dobbiamo andare in pubblicità. Tra poco la terza e ultima parte di Ci Siamo. Parleremo con il presidente della Lega Pro, Mario Macalli, in esclusiva qui con noi di questa possibile riforma in Lega Pro. A tra poco.